questo video parliamo dello strappo. Lo strappo, o come viene chiamato nel CrossFit, snatch, è uno dei due elementi della pesistica olimpica, in cui consiste di portare il bilanciere da terra sopra la testa in un unico movimento. Adesso andiamo a vedere come si esegue. Ok. L'altra variante è lo squat snatch. La differenza fra questi due movimenti è che nel power snatch il bilanciere viene accolto appunto in una posizione di potenza, di power snatch si chiama. Nello squat snatch invece c'è un movimento di full accosciata che è appunto in uno squat. Stai su. Affinché la ripetizione sia valida c'è bisogno dei gomiti estesi, anche estese e ginocchia estese. Un eventuale errore che si può commettere è quello di partire con il rachide lombare non attivo, quindi non in iperlordosi. Come vedete appunto la curva non è rettificata, bisogna correggere, vai. In iperlordosi, in posizione attiva. Ok, stop. Un altro errore che si può commettere è quello appunto di partire con lo sguardo che guarda verso il basso e le scapole non addotte. Le spalle sono avanti, anteposte, scapole non addotte, sguardo che guardi in avanti. Ok. Un altro errore che si può commettere in questa alzata è quello di non estendere il gomito e quindi c'è un rischio appunto per l'articolazione. Ricevere appunto il bilanciere in questa posizione è molto pericoloso per l'articolazione. Per una migliore forza e esplosività muscolare vi consigliamo K2 Phase, che con la sua formula brevettata è una creatina gastroprotetta a rilascio prolungato. A differenza delle altre creatine, garantisce un maggior assorbimento e un apporto costante di energia nel tempo.